L'atto di fusione per incorporazione dell'Unione Industriali di Pescara nell'Associazione degli Industriali di Chieti, sottoscritto dinanzi al notaio Antonio Mastro Berardino dai due presidenti Enrico Maramiero Pescara e Paolo Primavera Chieti, ha portato alla nascita di Confindustria Chieti Pescara, un colosso che riunisce circa 1000 imprese, rappresenta il 65% del PIL abruzzese e copre un territorio di oltre 500.000 di abitanti. L'evento, definito un passaggio storico, si è svolto nella sede del centro espositivo della Camera di Commercio di Chieti, nel cuore dell'area metropolitana. Grande assente il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, annunciato e atteso, e poi criticato da Primavera e Maramiero per un'assenza definita ingiustificata. Nel suo intervento Primavera ha parlato, a proposito della nuova Confindustria Chieti-Pescara, di un'azione fortemente voluta dagli imprenditori, di campanilismo da azzerare, di un matrimonio che porterà efficienza in termini di bilancio di servizi alle imprese e di innovazione, di segnale degli imprenditori alle istituzioni affinché si guardi tutti insieme a nuovi obiettivi. Guardiamo solo avanti a chi ci porta progetti e programmi di riforma, ha detto Primavera, e non interessi di bottega e piccoli campanilismi. Chieti Pescara vuole essere la locomotiva di questa regione. È un giorno importante per Confindustria Chieti e Confindustria Pescara, perché oggi sigliamo e ultimiamo quello che è un progetto di fusione della Confindustria, iniziata 4 anni fa, e oggi finalmente siamo riusciti a perseguire un obiettivo importante. È un punto di partenza, non un punto di arrivo. Oggi mettiamo su una nuova Confindustria moderna e innovativa che vuole dare nuovi servizi alle imprese, che risparmierà sui propri bilanci nell'atto di fusione, ma noi vogliamo arrivare a quello che è un processo forte e innovativo di avere una Confindustria Chieti Pescara più forte a livello nazionale, ma arrivare all'obiettivo principale di creare la Confindustria unica regionale. Importantissima anche questa grande presenza degli imprenditori, quindi è un'assemblea nutrita, sinceramente non mi aspettavo questa forte presenza. Questo vuol dire che gli imprenditori si aspettano un qualcosa di nuovo, una riforma forte anche dal sistema che li rappresenta. Oggi è importantissima questa presenza, quindi dobbiamo andare avanti, e da oggi deve partire un nuovo percorso che tra l'altro deve rilanciare quello che è un vecchio progetto dell'area metropolitana. Non trascuriamo l'aspetto che quest'area metropolitana, Chieti Pescara, raggiunge quasi 500.000 di abitanti. Ora o cominciamo a tirar fuori grandi progetti, grandi numeri, altrimenti rimarremo sempre una piccola regione che fa dei piccoli progetti. Questo è l'indirizzo che vogliamo dare. Spero che questo indirizzo dato da Confindustria, ben chiaro, da Confindustria Chieti e Pescara, sia un punto di partenza per le istituzioni e per le altre associazioni per convergere in un grande progetto di rilancio della nostra regione. Per Maramiero la parola d'ordine è cambiamento. Si cambia, ha spiegato, attraverso l'innovazione, l'internazionalizzazione e l'accesso al credito. E a proposito di banche, Maramiero, esprimendo preoccupazioni per le sorti di Carichieti, che è commissariata, ha evidenziato come oramai da una parte ci siano le banche di credito cooperativo e dall'altra i grandi gruppi. Viene meno, ha sottolineato Maramiero, la banca tradizionale, fondamentale per lo sviluppo delle piccole e medie aziende. Così riuniti, così presenti, naturalmente è un piacere immenso. Io devo dire che da oggi, con grandissima soddisfazione, ho sottoscritto questo progetto di fusione.